Francesco Benigno è sul piede di guerra dopo l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. E non risparmia accuse contro il programma, la produzione e Vladimir Luxuria. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, l'attore esprime la sua indignazione e minaccia azioni legali, mostrando presunti documenti che sostengono le sue affermazioni. Le accuse di Benigno. Nel video incendiario, Benigno mostra dei fogli che, a suo dire, provengono dalla produzione dell'Isola dei Famosi. Continua dopo la foto. Afferma che gli sono state fatte diverse proposte per chiudere la bocca riguardo a certi eventi accaduti durante il programma. Dalle sue parole emerge un netto rifiuto di essere corrotto. Non mi sono fatto comprare e queste sono le prove che io domani vi farò vedere nei minimi dettagli. Le accuse si fanno ancora più gravi quando Benigno parla di corruzione, affermando di avere registrazioni che dimostrano tentativi di corromperlo. Riferisce di un'offerta di 30.000 euro da parte della produzione, accompagnata da minacce e comportamenti scorretti. Continua dopo la foto, sottolinea che ha rifiutato queste offerte perché ha una dignità. Il sostegno della moglie. Nel video compare anche la moglie di Benigno, Valentina Magazzù, che lo difende strenuamente. Afferma che il marito è stato provocato e spinto durante il programma e critica il trattamento ricevuto da parte della produzione. Fa notare come certi concorrenti siano stati dipinti in maniera negativa mentre altri sono stati favoriti, sottolineando un presunto favoritismo verso alcuni naufraghi. Minacce di azioni legali. Benigno conclude il suo sfogo minacciando azioni legali contro la produzione e chiunque sia coinvolto nei presunti tentativi di corruzione. Sostiene di avere le prove necessarie per dimostrare le sue affermazioni davanti ai giudici. Afferma con fermezza di non aver firmato alcun accordo di segretezza e che non intende tenere nascoste le pratiche scorrette che ha subito. Continua dopo la foto. L'atteggiamento deciso di Francesco Benigno mette in luce presunte pratiche poco trasparenti nel contesto del reality show. Resta da vedere se le sue minacce si trasformeranno in azioni legali e quali saranno le conseguenze di questa vicenda controversa.